Thank you.
però, no? Sono le Perché qui poi, no, 6 e un quarto. devo aspettare ancora un minuto, magari. Aspettiamo un minuto. Sì, assolutamente. Sai che cosa? Avrei preferito farlo fuori e magari più tardi, ma l'hai detto che tu non potevi. Iniziamo, eh? No, avremmo potuto fare magari. Buonasera a tutti, Michela la conoscete e adesso cerchiamo un po' di capire. Entriamo subito in argomento la milanese. Scrivi che la milanese vive un po', non so se chiamare la sindrome del sabato leopardiano, e che la domenica non è un giorno di vacanza, ma è già il giorno del ritorno. È per questo motivo che abbiamo fatto l'incontro alle 18, quindi. Anzi, è un miracolo che i milanesi siano ancora qua a quest'ora, perché di solito
All'ora di pranzo, però devo dire è un tic più del milanese che della milanese questa. Allora, cioè, no, la domenica serve per tornare. Sì, mi spiego un po' meglio. Il romano magari... no, invece ho la romana. No, no, c'è una differenza sostanziale. Allora, io nel mio libro scrivo che il milanese ha questa caratteristica, che alla fine del weekend si gode soltanto il sabato. Perché... dove fa tutto qualunque cosa. Dove fa tutto, perché il venerdì è di spostamento, quindi parte da Milano, si arriva a casa o in hotel, magari fa anche una bella cena, il sabato concentra tutte le attività, quindi nel caso dell'estate, mare, aperitivo, sport, anche un incontro culturale come può essere questo, no? Quindi cioè, questo sabato densissimo che relax, direi, proprio non si può utilizzare. E poi c'è questa incredibile mania che io ho scoperto vivendo a Milano. Che tu sei Umbra. Io sono Umbra. Che il milanese già quindi tu la sei domenica... in Corso Vannucci lì che cammini. Esatto, sì. Già la domenica nella sua mente è di nuovo a Milano, per cui i primi tempi che facevo vacanze con questi amici di Milano cominciavano già a dire alle 10 della mattina, vabbè, però verso mezzogiorno ci incamminiamo, torniamo a Milano, così evitiamo il traffico, così facciamo prima, così pomeriggio organizziamo le cose a Milano. Quindi io mi chiedevo, vabbè, ma che ci siamo venuti a fare? E quindi l'ho chiamato un po' il sabato del villaggio, perché a Milano c'è tutta questa grande attesa del weekend, perché poi il lunedì si ricomincia a parlare del weekend, si è tornati prima dal weekend per poi il lunedì cominciare a riparlare di quello successivo. Ed è tutta questa meravigliosa attesa che si concretizza effettivamente in una piccola fuga molto molto concentrata. E devo dirti che sono molto contenta di essere qua a presentarlo a Viareggio, perché io a questa parte d'Italia ho dedicato proprio un paragrafo intero, perché la versione... Stavo arrivando infatti. Forte dei Marmi o Santa. O Santa sono appunto quei posti dove i milanesi... Santa dice che è già una, come dire, una riduzione barra semplificazione, no? Di Santa Margherita Ligure. Forte. Dove va il nostro amato sindaco in vacanza. Dove va il nostro amato sindaco. Quindi è veramente la prima volta che parlo della milanese in uno dei luoghi di lezione delle milanesi e dei milanesi. Ed è qui proprio che si vede tanto questa cosa, appunto, tornando a quello che dicevamo all'inizio, che bello vedere che ci sono delle persone che ancora sono qua a quest'ora, alle 6 del pomeriggio di domenica. Ma non è senti, sempre... in attesa che si diradino anche i presenti, ti volevo dire, ma è la divisione, tu dici, una divisione antropologica tra quelli che vanno, quelli che vanno, coppie, famiglie che vanno a Santa Margherita e quelli che vanno a sì. Diciamo Forte dei Marmi, noi diciamo per extension, by extension anche Viareggio o Pietrasanta. Guarda, sì, non l'ho mai saputa ben catalogare o classificare questa divisione. Sicuramente è molto legata al fatto di avere una casa di famiglia in una o nell'altra abitazione, oppure le milanesi e i milanesi si spostano molto in base ai bambini, dove i bambini hanno l'amichetto, dove si fa il gruppetto della scuola, così allora ci si... Beh, qualcuno ce l'ha al Gratosoglio, l'amichetto, oppure a Quartogiaro. All'Idroscalo, certo. Cioè non c'è solo Mahmood che stava lì a comporre, ecco, ci sono... Sì, infatti hai ragione, però ci tengo a precisare. O in zona Iulma abbiamo qui il rettore, quindi siamo sempre grosso modo alle parti della mitica Barone. No, ma infatti ci tengo a precisare, una precisazione che ci tengo sempre molto a fare, che quella che racconto io nel mio libro non è chiaramente una... Anticipi la possibile obiezione, diciamo, da 740, modello 740. 740, sì. Non è la milanese che possiamo incontrare davvero tutti i giorni, è una milanese... Forse al mercato di San Marco. Al mercato di San Marco lo incontri sicuramente, domani lunedì, se vai di lunedì la incontri al Banco del Pesce. Perché c'è una diatriba poi tra lunedì e giovedì. C'è una diatriba, sì, perché anche sul mercato la milanese ti dice, ma no, sì, vabbè, ok, però vacci di lunedì, perché di lunedì c'è la bancarella del cashmere, c'è il pollivendolo che fa il pollo arrosto, come dice lei. Quindi c'è tutta una serie di piccoli, io li chiamo tic, abitudini, rituali, che ho osservato in un modo molto divertito, ma anche molto ammirato, perché comunque ritenevo che ci fosse una specialità in questi milanesi, in queste donne, in questi uomini. E l'ho confermata, devo dirti, perché... alla fine abbiamo uno stile di vita talmente peculiare che io non ho rintracciato bene in altri posti. Sicuramente c'è molta emulazione, tutti ambiscono ad essere un po' dei milanesi, no? Quindi
appunto quella che ho voluto raccontare io è una donna un po' aspirazionale, quella che ci fa anche un po' sognare attraverso i social, perché poi la milanese è molto social, posta, ti fa vedere qual è il ristorante di tendenza, qual è il capo da indossare, qual è anche il tema giusto di conversazione da tenere in un incontro in società, perché poi non dimentichiamoci che le milanesi ci fanno scuola anche non solo sulla moda e sul modo di vivere in società, ma anche nel lavoro, nel portare avanti delle tematiche complesse. Sono comunque delle donne all'avanguardia in Aspetta, ma tutto. diciamo il decalogo lo sviluppiamo dopo. Volevo finire il capitolo vacanze perché poi c'è. Voi avete casa a Courmayeur, confermi? No, non ho casa, ma vado spesso. Sì. Vai spesso a Courmayeur. Ecco, Sì. poi tutti ci vanno a Courmayeur, anche se ne parlavamo prima, dice non si sa bene cosa si fa a Courmayeur. Sì, perché in effetti Courmayeur è un posto che se uno è uno sciatore O Courma, accanito, anche qui c'è come Courma, santa, sì. c'è Courma. Se uno è uno sciatore accanito, forse Courmayeur non è proprio la piazza principale dove esibirsi, no? Perché queste piste cortissime, queste file incredibili agli impianti in alta stagione, la neve che insomma è sempre un po' spennacchiata, cioè c'è o non c'è, poi Se io addirittura. vado dove si inizia a parlare tedesco, non prima. Esatto. Quindi è più un vezzo anche quello andare a Courmayeur perché è vicina, c'è la famosa frase da casello a casello, no? Quindi il milanese che è un pratico, è anche un ottimizzatore eccezionale di tempi, riconosce il vantaggio di raggiungere una località molto comoda dove comunque esci in autostrada e dove c'è un'altra Sotto le caratteristica 2 ore, sotto secondo le due. Sallusti anche meno. Sì, perché Anche ho scoperto, ma questa meno. cosa, Un'ora e ecco, venti con il ritiro della patente un'ora e venti con incorporata. il ritiro della patente, ho scoperto che appunto c'è questa leggenda che si possa insomma andare un po' oltre i limiti perché non è una strada controllata. Esatto. Quindi Sì, parlavo a ragion veduta. non so se sia, direi che non inviterei Ma no, ecco, ad evitiamo. esagerare, però come dire, quando c'è qualcuno che si vanta di averlo fatto molto velocemente possiamo credergli, ma la verità è che c'è anche questo piacere di ritrovarsi perché i milanesi in realtà non vogliono andare nei posti dove non ci sono altri milanesi, vogliono incontrarsi ed è una cosa anche questa molto bella. Cioè incontrarsi vuol dire che la Tra di stessa tribù loro, si la ritrova. stessa tribù si ritrova ed è molto bello, molto gratificante per i milanesi poter prendere un aperitivo con un amico, poter fare un pranzo con un altro, trasportare insomma quelle che sono le abitudini della città in un luogo di vacanza. Tant'è che non so Magari anche se. la casa, dici? Sì, certo, comunque il fatto di invitarsi, di ricreare quello stile di vita milanese in posti però di vacanza. Ed è nata, credo, anche in base a questo, il fatto che molti ristoranti locali milanesi abbiano poi fatto una sede distaccata nelle località di O si chiamano come vacanza. la santa la milanese. Sì. Infatti, si arriva poi, dici, anche al litigio, Il litigio, sì, no? tra i Cioè, sai che milanesi. si ritrovano, andiamo tutti Sì, insieme, dividiamo. perché c'è questo volemo se bene che poi alla fine non è mai definitivo, soprattutto i rapporti si incrinano, ho notato, nelle vacanze in barca, perché anche questa cosa è il Parliamo sogno, sempre del popolo, diciamo, a parlando livello sempre della. base. Sì, vabbè, ma come dire, noleggiare una barca può essere come Sciocchezza. noleggiare una villa, no? Quindi siamo sempre in quell'ambito là, questo specifichiamolo, se no Cioè il CAP facciamo. come 2121. Capo 2121. Però guarda, devo dirti che non è che bisogna proprio essere, e questa è una delle cose che io specifico sempre, non è che proprio bisogna essere di Milano per adottare uno stile di vita simile. Io ho Infatti. ricevuto tante mail, tante lettere. I miei lettori non sono solo milanesi, ma questo è stato un libro letto dappertutto, è stato letto in Sicilia, in Veneto, in Sardegna. Oggi quando ho fatto un annuncio sui social che ero qua con te. E mi arrivavano post da persone, ma quando vieni nelle Marche? Ma quando vieni a Roma? E quindi dico, ogni volta tasto con mano che alla fine forse c'è È uno. aspirazionale È così. aspirazionale, sì, cioè alla Ma ecco, no, fine. volevo capire, ma arrivando, vabbè, non è che sia arrivata, diciamo, l'anno scorso, arrivando dall'Umbria, da Perugia, hai come subito notato questo, come posso dirlo, scatto o scarto anche, cioè distanza,
o qualcosa insomma che ti ha colpito per cui hai cominciato a notare, a osservare queste cose qua, o è nato poi tutto all'improvviso? No, no, l'ho notato da subito, devo dirti che io stessa ero molto affascinata da questi riti, da queste abitudini. Cioè è diverso da casa tua, insomma. Ma io in parte ho sempre avuto un atteggiamento un po' milanese, anche abitando a Perugia. Ma non so se, se era una imitazione oppure essere attratti da determinate caratteristiche, quindi da determinati modi di vestirsi, da determinate modi di mangiare, perché anche il modo di mangiare è diverso a Milano naturalmente, da un approccio un pochino più direi internazionale, quindi non fermarsi a quello che ti offre il tuo contesto. Beh, se vedi, certo, adesso è un po' cambiato, ma certe cose di Roma, Milano, sì. Siamo... Anche se ammetto che Roma mi ha molto colpito ultimamente per la sua capacità di stare al passo e riprendere un po' questa rincorsa nel tentativo di raggiungere Milano. Ci sono dei tentativi di avvicinamento molto convincenti. Però comunque hai notato da subito e ti ha affascinato, o comunque ti ha colpito questa, chiamiamola, sì, tendenza, stile, sì, sì, linguaggio. Sì, perché è un modo di vivere che veramente poi va ovunque, in ogni aspetto della vita, come si educano i bambini, le scuole che si scelgono di far frequentare i bambini, come si fa la spesa, come si arreda una casa, come si ricevono gli ospiti. Non è ripetibile come modo di vivere, esiste a Milano e credo in pochissimi altri posti in Europa. Forse Parigi, secondo te, forse milanese doco a sua volta in qualche modo importato, non si sa bene da dove. No, credo che sia, infatti molte persone che hanno letto il libro mi dicono: guarda, forse questo libro è un po' il racconto di una specie in estinzione che dovrebbe essere tutelata, no? Quasi un patrimonio UNESCO, perché tutto sommato, come osservi tu, siamo molto all'inseguimento di altri modelli, quindi ci affascina molto l'estero. Facciamo carte false perché i nostri figli studino all'estero. Stiamo veramente molto, in un certo senso, contaminandoci, ma non è il termine giusto, perché poi la contaminazione ha sempre una accezione positiva. Ma si perdono alcune caratteristiche che hanno fatto veramente della milanese un personaggio peculiare, con delle abitudini, con dei, anche se vogliamo, aspetti legati al galateo, al bon ton. Cose per me irresistibili, ad esempio quello di farsi precedere da un mazzo di fiori quando uno ha un invito a cena, no? Queste cose che appunto si perdono, perché oggi quasi quasi neanche porti più niente quando no, sei invitato porti, a cena. Porti te stesso a stento. Diciamo. Porti te stesso a stento. Invece ci sono delle piccole abitudini che credo vadano almeno raccontate, almeno raccontate, almeno tenute in un... Devo farti una domanda su questo alla Marzullo, ma in questo senso, quanto tutto questo secondo te, poi uno può anche dire io osservo, poi altri fanno questa riflessione o questa ulteriore derivazione, quanto secondo te questo però è etichetta e quanto è sostanza? No, no, assolutamente. Io trovo che i milanesi siano le persone più di sostanza che ho incontrato nella mia vita. C'è molta, molta forma, ma Milano è anche una città estremamente reale, ma lo si vede nel modo di lavorare, nel modo di aiutare, nel modo di essere comunque presenti in alcuni temi importanti, dalla beneficenza all'impegno civico. Quindi credo che davvero Milano sia il posto dove magicamente si incontrano queste cose che a volte ci sembrano slegate, no? Apparenza e sostanza. È una città molto segreta, credo, che alcune cose accadono un po' in una maniera che non è immediatamente evidente, così come tanti... oggi proprio commentavamo questa abitudine molto bella di incontrarsi nelle case, che non esiste effettivamente altrove, perché se pensiamo ai microappartamenti di Tokyo, a quelli ancora più piccoli di New York,
ovviamente non parlo dei billionaire che hanno delle penthouse meravigliose, però parliamo a livello, diciamo, esatto, un'altra capa ancora. Esatto. Però parliamo di gente comunque impegnata nel lavoro, ben remunerata e di questo genere. Comunque ci si incontra spesso fuori, mentre a Milano c'è questa abitudine di ricevere in casa, di aprire la propria casa, ed è proprio all'interno delle case, di questi palazzi molto anche austeri, dove non ti aspetti che ci sia questa convivialità così importante, che si anche concludono affari, trattative, si mettono a terra dei progetti importanti. Però credo che sia un aspetto molto bello di Milano, che testimonia anche la sua generosità, la sua apertura. Quindi, diciamo, dice un po' invisibile, ma non così tanto invisibile. Cioè, se prendi Torino, sì, no? Sì. È una dimensione ancora più, sì, molto più, ancora più austera, molto più understatement, eccetera. Sì, sì, è così. Però trovo che ci siano delle cose che nascono appunto in contesti un po' riservati, ma che poi finiscono per riguardare la comunità, finiscono per riguardare il paese, no? Cioè, comunque ci sono dei progetti importanti che partono da Milano e che ci riguardano. Dicevamo prima, quando abbiamo fatto il mini collegamento, la mini pillola, tre caratteristiche quali sono secondo te della milanese? Allora, secondo te, quali sì, sono? Sì, sì, ma ce ne sono tante. Guarda, quando mi fanno questa domanda, le tre caratteristiche è sempre difficile raggrupparle. La prima che mi viene in mente è internazionale. La milanese è internazionale perché? Perché comunque ha uno stile di vita molto diverso da quella di una donna di provincia, anche se poi a volte bisogna stare attenti, perché in questo tentativo estremo di distinguersi finisce che sono un po' tutte uguali e quindi le riconosci. Cioè, a Milano ti vedi queste donne con la bicicletta, il vestito, la gonnellona, che hanno la borraccia, adesso sono tutte e con poi le anche mi dicevi, c'è tutta questa tendenza per esempio sulle borse che sono imitazioni o sono, no? Sì. Beh, oggi devo dire, ne ho visti in spiaggia, ho detto che bella, a Forte dei Marmi si rivedono queste fantastiche imitazioni, perché la milanese si vanta di avere le borse originali, ma anche di avere delle perfette imitazioni. Sa, Maria Luisa Trussardi, che ne pensa? Che è così, no? Cioè, questo fatto di avere nell'armadio un Hermès, ma anche un'imitazione di una Chanel, è un vezzo da milanese. Assolutamente, tant'è che quando c'è stato un furto importante a Milano, tempo, due stati fa, insomma, c'erano state rubate tutte queste borse, alla fine la signora, che era una signora molto conosciuta in città, disse: ma no, ma non fa niente, tanto sono tutte imitazioni. Quindi, cioè, una signora che poteva avere tutte le borse che voleva, ma in realtà si divertiva a collezionare queste della spiaggia. Ma perché poi questa testimonia un'abilità molto classica di Milano, che è quella di mischiare, no? Cioè avere magari una bellissima borsa di valore oppure un'imitazione, un capo costoso e un capo molto economico, comunque low cost. Dipende in che ordine li hai comprati. Sì, no, è proprio un vezzo, e c'è quasi un vanto del saper mescolare alto e basso, ma che poi è un vanto che non è solo nell'abbigliamento, ma è proprio in tutto, in tutta in quello che si legge, nella vacanza che si fa, c'è sempre una mischiare a vari aspetti, perché la cosa che secondo me disturba più una milanese è quella di apparire una vestita come una vetrina del quadrilatero, no? Cioè, hai presente quei total look, questi aspetti. C'è sempre invece il piacere di aver scovato il pezzo particolare, originale, che nessuno conosce. Ma di chi è questo pantalone? Allora lei che dice, di un marchio che tu non conosci. Questa specialità che la rende diversa dalle altre. E rispetto al fatto che dicevi si ritrovano in vacanza, e poi scrivi che riconoscono, diciamo, le non milanesi. Quindi essere una milanese è a numero chiuso o no? Ma direi di no, guarda, perché io sono la testimonianza vivente. Cioè, tu sei stata, esatto, promossa, diciamo. Io sono stata accolta a braccia aperte, ma perché io credo che Milano sia una città in questo unica, anche in questo, molto capace di riconoscere
il talento, in ogni campo che questo talento si manifesti, no? Che può essere anche un talento di un'abilità minore, ma comunque quando tu hai qualcosa da dire, da raccontare a Milano, alla città, vieni comunque ascoltato, vieni accolto e vieni anche aiutato ad esprimerti, ad emergere. E credo che valga in tutto, valga nel contesto delle amicizie, credo che valga nel mondo del lavoro, dei sentimenti, della cultura, è proprio una città accogliente, non è a numero chiuso, non credo che sia una città che non ha la curiosità verso l'altro, anzi questo lo testimonia anche il fatto che c'è un mecenatismo molto, molto grande. A Milano vengono scovati nuovi artisti, nuovi musicisti, nuovi talenti. Significa che è un posto dove ci si guarda intorno, non si rimane confinati nel proprio inner circle fatto di pochi. Diciamo che non l'aggregazione, la cooptazione, l'ingresso in questa elite non viene anche favorito in qualche modo dai redditi del consorte, se c'è, o del... Ma quello certamente senza ipocrisia può aiutare, no? Comunque poter fare un certo stile di vita, poter avere la possibilità di frequentare dei bei posti, essere iscritti ad un bel club, no? Adesso a Milano c'è questa cosa dei club, in arrivo un club molto importante in città. Ma un po' che deve arrivare. Ma adesso credo che sia proprio in fase di apertura. Ora, appunto, proprio per questo inseguimento di alcuni stili. Aspetta, spiega del club che magari non tutti sono. Di quale club sta arrivando? Sì, io parlo di Cipriani, sì, no? Sì, certo. Sì, sta arrivando questo club Cipriani che si chiamerà Casa Cipriani, che è un posto dove uno, come dire, con la tessera d'ingresso si accede ad una serie di servizi riservati ai soli soci, e questa è una cosa che accade regolarmente in Inghilterra, insomma è una prassi, e quindi tutti hanno l'abitudine, chi, ripetiamo, può permetterselo, può garantirsi questo tipo di... Cioè rispetto alla società del giardino siamo... Ma la società del giardino è un posto che io adoro personalmente, mi piace tantissimo, la sala della scherma della società del giardino la trovo meravigliosa, proprio magnetica. Ho visto Cavour seduto nella sala di fianco. Sì. Sì, sono dei posti senza tempo, sai, cioè quello è il fascino, pure il circolo dell'Unione, dove praticamente per essere ammesso devi avere comunque un qualche parente nobile, o deve essere presentato da qualcuno con qualche quarto di nobiltà, dove mangi... Siamo senza speranza. Siamo senza speranza, però possiamo essere invitati da un amico, no? Possiamo avere quello... io ho avuto accesso grazie appunto a un amico con pedigree nobile, e devo dirti che poi quando sei lì ti sorprendi anche della, come dici tu, di questo aspetto un po' fanè di questi posti, no? Cioè forse Cavour davvero seduto lì accanto, ma è proprio bello questo, quello che si diceva prima, non perdere queste cose, non farle diventare troppo diverse, perché comunque questo, il club americano lo troviamo dappertutto, no? Lo troviamo in Inghilterra, lo troviamo a New York, invece questi posti qua che hanno questo fascino di antico, di alcune tradizioni, anche a partire dallo stesso menù che ti viene servito, dalle stesse attività che ti vengono proposte, insomma la scherma è uno sport non proprio così comune, trovo che faccia parte di un DNA milanese molto particolare. Questo che sta per arrivare, Casa Cipriani, ancora una cosa diversa, un concetto di accoglienza in cui tu potrai dormire, mangiare, avere accesso a un bar particolare, fare una spa che è diversa dalle altre, e questo è un passo ulteriore verso questa socialità milanese che si sta aprendo a questa realtà dei club anglosassoni, no? Comunque di luoghi di aggregazione. Ecco, e l'aspetto, non possiamo non parlare della sostenibilità o ecosostenibilità, è molto forte secondo te adesso? Ma sì, a me devo dirti che ultimamente sembra anche un po' utilizzato a sproposito, no? Cioè bisogna essere... Anche a te sembra. Sì. Basta chiedere cosa vuol dire sostenibilità, quando tutti declamano già vedi...
Sì, cioè, non lo so, non puoi fare più una t-shirt che non sia sostenibile, non puoi, ad esempio, se tu offri una bottiglia d'acqua e questa bottiglia è contenuta da una bottiglia di plastica e non di vetro, cioè, sei già guardato male, allora siamo d'accordo che la Anche se coscienza, adesso con la crisi energetica c'è un anche se adesso po'. sì, la coscienza ecologica è una cosa molto importante, ovviamente siamo tutti responsabili, no? Chiamati in causa in prima persona, però a volte diventa proprio un vezzo. E ora, appunto, come ti dicevo prima, c'è questa mania della borraccia, vedi borracce di tutti i tipi, no, cioè non avevo mai visto tanti modelli di borraccia in giro, perché c'è questo fatto di utilizzarla, di portarsela sotto braccio, dentro la borsetta, così. Oppure anche la cosa dell'auto elettrica, ecco, oggi io ho un amico alla quale ho prestato la mia auto elettrica, è rimasto per strada perché Ha finito, diciamo, ha sto per dire la finito la benzina, ma carica, insomma. ha finito la carica, quindi è rimasto per strada e non può più andare avanti. Insomma, cioè, secondo me ci sono delle cose che fanno parte di un modo di vivere particolarmente evoluto e cosciente, coscienzioso, però a certe volte diventa anche un po' eccessivo. A Roma mi dicevano sempre per Marignare, 2 o 3 anni fa, un convegno che avevamo fatto, che avevo moderato all'Automobile Club, che avevano trovato i romani il sistema di parcheggiare la macchina perché piazzavano il ricarica alla macchina con ovviamente ricariche non fast ma ultra lente, lasciavano lì la macchina 20 ore, se ne andavano e poi tornavano, così hanno risolto. Certo. Beh, a Milano questo non si è visto, No, no, poi perché no? Non ancora, arriverà. arriverà. Poi vabbè, a Milano abbiamo il monopattino, no? Non so se tu lo usi il No, assolutamente no, anzi monopattino. sarei per mitragliare tutti quelli che lo usano. No, Perché? perché vedi no, anche a Roma, ovunque, anche qua. Beh, però Milano si presta per il fatto di essere in pianura, no? Proprio come la bicicletta, è Sì, un po' però quando più. vedi passare una filovia affiancata e superata brillantemente da uno che bascula su un improbabile monopattino e non si pone alcun problema di chi sta a sinistra, di chi sta a destra, magari va anche contromano, però. Sì, è un po' la bicicletta degli anni Ottanta, no? In cui vedi queste donne con i tacchi Prada e gli uomini con la pinza attaccata al pantalone, no? Cioè fa un po' strano, adesso ci fa Tu un po' lo usi? strano. Io lo uso, sì, ce n'ho addirittura uno di proprietà, figurati, neanche lo noleggio proprio. E devo dirti che è uno dei miei mezzi più intelligenti perché mi permette di, io che sono sempre in ritardo, di raggiungere velocemente la mia meta abbattendo il problema delle code, dei parcheggi. Quindi Dipende anche se tu ti sposti in un sì, perimetro stimato certo. in 500 metri a occhio oppure se allarghi un po' di più, diciamo. Ovviamente, ovviamente quello fa tanto, però per gli spostamenti di breve raggio è molto utile. Trovo un po' buffa, goffa la postura della persona che va in monopattino, soprattutto se si tratta di un uomo, non so perché. Mi sembrano un po' buffi gli uomini in monopattino. Bisognerà interrogare i presenti. Non so, Dici. mi sembra, però lo trovo così contemporaneo, un modo molto attuale di muoversi, un modo di mobilità No, comunque c'è. interessante. Senti, sarebbero tante questioni, ma allora, volevo per curiosità, diciamo, di chi ti ascolta, il mercato, i mercati, come si risolve questa questione? Abbiamo accennato prima San Marco. Ma il mercato è davvero un posto Noi siamo la Piazza interessantissimo. Wagner. Esatto, guarda, Piazza Wagner è un posto incredibile. Io lo amo, lo frequento tantissimo, soprattutto, anzi quasi esclusivamente per la parte pesce, carne, verdure, così. Abbiamo avuto Da una discussione oggi sui prezzi del branzino, il pedoglio. mercato è Piazza Wagner. Piazza Wagner, sì, però obiettivamente è un posto magico il mercato, ma il mercato di Wagner, così come i mercati rionali, quindi diciamo prima San Marco, e poi la milanese sa perfettamente cosa trovare in ogni mercato, quindi nel mercato di Via Fauché c'è il cashmere, nel mercato di Via San Marco anche lì c'è la seta, il cashmere, ma ci sono anche appunto le bancarelle di cibo, di Frutti esotici. frutti Arriva una esotici. Ecco, precisazione importante dalla massima autorità. perché poi anche la frutta a Milano non è che è la frutta che c'è dappertutto, nel senso No, no. la frutta aerea. Io la prima volta che ho visto frutta aerea, no? Che significa? Ho
scoperto che la frutta che arriva da lontano, trasportata da ieri, che altro che chilometro zero, cioè che poi vedi una contraddizione, facciamo gli ecologisti, monopattino, così però la frutta aerea. Strano, no? Ogni tanto cascano su queste cose. Ci sono questi frutti licis, yak e kenji, che tu negli altri posti d'Italia mangi le ciliegie, no? Mangi le fragole, invece qua ci sono, siamo in una dimensione, uno stupore anche gastronomico costante, continuo. La quinoa, penso che il primo posto in Italia dove si è affacciata è stato a Milano, perché io che sono umbra, appunto, non la trovavo, sono sincera. Quindi ci sono quelle, però anche questo significa essere all'avanguardia, e i mercati sono dei posti dove tutto questo diventa fruibile a più persone, e dove anche nascono, secondo me, delle nuove tendenze. Per esempio queste gonnellone che adesso portano tutte le mamme della scuola dove va mio figlio, c'hanno sempre questa gonnellona lunghissima. Senza fare nomi, dove? Mio figlio va al Collegio delle Fanciulle, che è una scuola, sì, una scuola del centro, di tradizione un po' femminile, come dice il nome. Appunto, vedi queste donne meravigliose con queste gonnellone, le friulane, che sono queste scarpe di velluto, no? Che in altri posti portano, non so, magari per stare in casa, no? Perché poi nascono come pantofole da casa. E ogni volta che gli chiedi, ma che bella questa gonna, dove l'hai presa? Ah, guarda, c'è una nuova bancarella al mercato di via Pietro Calvi di un artigiano tunisino che importa sete dallo Sri Lanka. Cioè non c'è mai una cosa, è tutto. Secondo te il mercato centrale appena aperto può introdurre nuove tendenze, o è più una cosa, no, come dire... No, mi sembra una cosa un po'... L'imitazione di Milano, la stazione o qualcos'altro ancora? Guarda, lo trovo un posto molto interessante, a parte ha aperto lì un mio carissimo amico al ristorante, e già solo lui vale il viaggio, è Filippo Lamantia, che appunto... Che prima stava in zona plebisciti. Che prima stava in plebisciti, per cui già solo lui è un'attrattiva. Lo trovo un'offerta imponente, importante, cioè tanto da, non so, per me la stazione è un posto di passaggio veramente, quindi non mi viene mai in mente di passare del tempo, cioè lo vedo proprio come un transito. Quindi la milanese che corre ancora di più, insomma. Sì, credo che la milanese non vada alla stazione per fare la spesa, cioè va lì per prendere il frecciarossa e andare da qualche parte, insomma, se va alla stazione è molto di fretta, però insomma magari sono anche delle abitudini che dobbiamo prendere, perché poi se prendiamo l'esempio di Grand Central a New York, cioè dei ristoranti meravigliosi che si trovano appunto lì, puoi mangiare delle ostriche pazzesche, puoi fare comunque un lunch bellissimo, anche diverso da tutto quello che avviene nel resto di New York, quindi forse sono abitudini da prendere, come pranzare o cenare in aeroporto, che a volte anche lì, come vedo dalla tua smorfia, non è che dici sì, la non smorfia è abbastanza dolorosa, diciamo. Hai avuto esperienze negative. Sì, però poi, come dici tu, è un po' anche una questione di... È una questione di abitudini, sì, che secondo me... Ma e la casa invece, dice, alla fine si finisce in Corso Magenta? Ma la casa, sì, le zone delle milanesi sono sempre un po' le stesse, anche se poi c'è il vezzo di dire di aver scoperto nuovi posti. Adesso c'è molto Nolo, no? C'è questa zona Nolo dove comunque tutti almeno dicono di avere un amico. Io non l'ho mai detto, ad esempio. Però, per esempio, ci sono delle persone che anche vanno lì per sperimentare nuovi stili di vita, giocare a ping pong nella piazza, no? Perché ci sono questi tavoli da ping pong pubblici. Però poi alla fine la milanese, quando... O anche dicevi la zona Brenta. Anche la zona Brenta, assolutamente. Ci sono poi, vabbè, la zona delle Baresine, che è stata completamente riqualificata, la zona della Fondazione Prada. C'è quella appunto di Piazza Tagliamento, dove c'è il suo atelier, il pittore Luca Pignatelli, che gira addirittura per il suo studio in bicicletta, tanto è grande, perché è una vecchia officina di Milano. Però davvero credo che la milanese ha 3 o 4 quartieri di elezione, e non è neanche tanto attratta dai nuovi edifici verticali. Comunque dice, ah, che bello il bosco verticale, però
Però finisce in Via Telesio. Finisce in Via Telesio. Via Telesio è una via magica per le milanesi, perché c'è questo sapore un po' da Notting Hill e così. Perché la milanese poi dice sempre questa cosa qua, non sembra di essere a Milano, che è una frase che io non ho mai capito. Ma questa qui secondo te come la interpreti? Non sembra di essere a Milano. Che è vero, si sente moltissimo. Non sembra di essere a Milano, è la frase, perché il milanese vuole stare a Milano, non è che vuole stare in altri posti. Però quindi, c'è una specie di, adesso non voglio farla sul teologico, ma di peccato originale, per cui per esempio il weekend mentre via. A Roma tu dici il contrario. Roma, o il contrario, comunque si sta a Roma, si vive a Roma. A Roma sì, cioè il fatto che c'è un mare vicinissimo, in 30 minuti stai a mangiare gli spaghetti da Fregene, quindi con un mare come quello di Forte. Sì, tu dici mangiare gli spaghetti a Nolo non è la stessa cosa. Spaghetti a Nolo non è la stessa cosa. O alambrate, diciamo. O alambrate. Però certamente c'è questa voglia di esotismo che si affaccia sempre nella milanese, anche quando vai in dei posti, no? Ti dice sempre, ah che bello, non sembra di essere a Milano, magari è semplicemente in un tetto dove vede una visuale diversa e le sembra di affacciarsi in una dimensione un pochino più insolita, che poi va subito a documentare facendo una bella foto, parlandone con le amiche, ma se ho scoperto un posto, guarda, pare che non sei a Milano. Secondo te questo modello si è incrementato, come sembra di capire, negli ultimi anni o no, rispetto alla crisi che c'è stata, tutto quello che è successo, o come dire, è ininfluente, ma non credo che possa essere ininfluente tutto quello che è accaduto negli ultimi 2, 3, 4 anni, tra Covid, vicende economiche e tutto il resto? No, io invece credo che Milano sia una città molto resistente, molto anche coriacea sotto un certo punto di vista. Primo perché comunque ha degli stili di vita, delle abitudini molto radicate. Quindi pensiamo solo banalmente al Covid. Io non so quanto il Covid abbia realmente cambiato le abitudini dei milanesi, che hanno resistito abbastanza durante la pandemia, ma poi hanno ripreso a fare la vita che facevano sempre. Insomma, si diceva, Mirka, lo facciamo questi articoli al Corriere, nulla sarà mai più come prima, non andremo più dal parrucchiere, ci siamo abituati. Tutti dal parrucchiere. Siamo abituati a mangiare a casa, abbiamo scoperto il piacere della casa. Beh, però per esempio rispetto allo smart working un po' è cambiato, no? È cambiato, però io trovo anche molta resistenza, perché in fin dei conti il milanese. Forse al Corriere. Sì, al Corriere, come dire, avete appena rioccupato Solferino. Abbiamo appena rioccupato Solferino, quella è stata una notizia per noi bellissima, perché ti confesso che l'idea di lasciare Solferino è stato sempre un po' uno spauracchio che tutti ci sentivamo addosso, quindi quella è veramente una bellissima notizia. Però lo smart working sì, esiste, ma poi in realtà se ti dovessi dire, i milanesi amano molto la vita di ufficio, la vita di relazione, la vita di redazione. Non credo che sia una cosa così, anche perché stare a Milano ha senso, in un certo senso, se tu riesci a godere di quello che il tuo lavoro ti può dare, no? Quindi gli incontri, le relazioni, anche l'ispirarsi reciprocamente, anche andare in un luogo di lavoro che è stimolante, in cui incontri i tuoi colleghi, incontri il tuo direttore, c'è uno scambio di idee. Io non trovo che il Covid ci abbia così tanto cambiato, a Milano poi soprattutto. Ho visto tante persone, questo sì, e mi colpiva sempre molto, che durante la pandemia prendevano la decisione di vita, lasciavano Milano e la lasciavano in via definitiva, cioè ci sono delle famiglie che si sono proprio trasferite e quelle persone che lo facevano dicevano sempre che avevano capito di sentirsi non nel posto giusto, non aver trovato in Milano il posto dove avevano realizzato le proprie ambizioni. Quindi è stato forse quello un po' una scrematura, ci siamo liberati di quella parte di popolazione che non era saldamente convinta
che Milano fosse il posto giusto dove cioè, doveva investire, orgoglio. Che non c'era questo senso di, sai, Milano è una città che puoi amare molto o puoi sopportare molto per i suoi ritmi un po' esagerati, per il suo anche costo della vita, perché comunque pagare un affitto a Milano non è come pagarlo a Perugia o un'altra piccola città di provincia. E figurati comprare via Telesio. Quindi ci sono anche dei ragionamenti molto pratici che ti possono portare a scegliere di rimanere a Milano oppure di dire è stata una bella parentesi della mia vita, però la concludo qui. Questo il Covid sì, ci ha aiutato molto a farlo, a capire se avevamo voglia di continuare la nostra strada a Milano oppure di cambiare. In generale direi che è vero, il modello aspirazionale che dicevi tu si sposa appunto col fatto che Milano sia sempre stata una città molto aperta e inclusiva, anche se appunto se ti fai un giro in alcune periferie, no? Per esempio contrasta moltissimo quando tu arrivi in via Savona, in via Tortona, zona dove abito io, poi fai 200 metri, no? E sprofondi verso il Giambellino e lì vedi proprio una frontiera che si sposta di anno in anno, ma che però, no? È molto marcata, è una frontiera sociale, di gusto, ulteriormente, come posso dire, slabbrata poi dall'immigrazione degli ultimi anni che non è stata gestita, per cui abbiamo tutti i fenomeni che conosciamo, su cui adesso stasera è inutile parlare. Però ecco, mi sembra che all'origine di quello che tu dici ci sia proprio questa capacità di, no, di integrare. Sì, c'è molto, perché se pensi a una città come Parigi, che appunto ha creato le banlieue in cui davvero sembra di essere in un'altra città, cioè non ti sembra più di essere a Parigi, hai quasi paura a passarci. Ecco, per esempio, io posso dire una cosa, non voglio fare la pro sala, ma non sono... Attenzione, da questo momento in poi ogni parola verrà... No, però non sono d'accordo con questo allarme lanciato da Chiara Ferragni sull'insicurezza di Milano, sul fatto di non sentirsi protetti. Questo è smentita dei numeri. Esatto, esattamente. Cioè una città che nel mio percepito di donna, di mamma e insomma... qualsiasi cosa mi possa far tenere per la mia incolumità, qualsiasi categoria io possa appartenere, non sperimento, non ho questa percezione. Milano mi sembra una città in questo senso molto più rassicurante di tante altre. Certamente forse, ecco, non andrei nel boschetto di Rogoredo la sera alle 11. No, vabbè, ci sono forme di disagio sociale che sfociano in criminalità come le baby gang, eccetera. Sì, ma come succede in ogni città? Come succede in ogni città dell'Europa? Come c'è in ogni città? Sì, magari non così diffuse in alcune città. Vabbè, insomma, bisognerebbe analizzare poi, no? Non mi sembra Corso Como non è solo, Corso Como non è solo quello che vedi, ecco, è anche... No, però cioè, non ritengo neanche che sia un allarme da lanciare, non vedo il tema, e quindi lo dico proprio perché io poi ho anche tanti amici che lavorano nelle forze dell'ordine, che mi raccontano, mi riferiscono, e a volte mi sembra che ci sia, come dire, una ricerca di... imperfezione che sicuramente può esiste. Essere che la Ferragni voglia candidarsi al posto di Sara, anche sì, esatto. Beh, e sarebbe interessante vedere se poi come dire il successo social è tramutabile in quello. In quel caso non politico. Si andrà però a votare, basteranno i post e con in quel modo diventa esatto. diventa sindaco. Senti, la domanda che mi ha detto più di una persona e mi hanno detto fagliela assolutamente, ma il capitolo sui gay non è mai stato scritto o allora, è stato censurato da qualcuno, no, o autocensurato? No, allora è molto carina questa domanda, non me l'ha mai fatta nessuno in effetti. Allora, il capitolo sui gay ho pensato di scriverlo molte volte, perché chiaramente c'è... Cioè, poi la Ferragni ti ha detto di non scrivere. Poi la Ferragni mi ha ci siamo sentite e mi ha detto, guarda, è troppo pericoloso. In effetti, cosa c'è da dire? È che Milano è certamente la città in cui le coppie arcobaleno, ma non solo le coppie arcobaleno, anche la libertà di esprimere il proprio orientamento sessuale è la città dove puoi farlo veramente senza nessun tipo di censura. Il problema è che raccontare
questo mondo mi sembrava innanzitutto poco. Io parlo sempre molto di quello che conosco, quello che ho scritto nel libro molto è anche farina del mio sacco, nel senso quando parlo di scuola dei bambini parlo di me, di mio figlio, ugualmente per quanto riguarda il mangiare, le quote rose e via dicendo. Il mondo, pur avendo tanti amici omosessuali, non ritenevo di avere questo know-how per poterlo affrontare in maniera anche rispettosa, no? Perché poi è un attimo che il mio è un libro molto ironico, no, Stefano? Te ne sarai accorto che io uso sempre un registro molto dell'ironia. Ecco, fare ironia su questo non mi divertiva. Sei un po' politically No, correct, non mi diciamo. divertiva, non trovavo Tutto questo cose discorso per arrivare a questa divertenti. conclusione. Sì, non trovavo il mio divertimento. Io quando scrivo questo libro mi divertivo a rileggerlo. Poi quando rileggevo la cosa ci ho provato più di una volta, mi sembrava anche un po' scomposto, quindi ho abbandonato questa cosa. Però Quindi se tu sarà il prossimo questo. monotematico, facciamo un libro solo su questo. Sì. Pensi che sì, quindi come si scrive la milanese non è replicabile lo stesso concetto, a parte doverlo conoscere, ma appunto la romana o eccetera eccetera. No, allora, una cosa molto, anche se vogliamo, gratificante che è successa è che dopo che io ho scritto la milanese è venuta voglia a tante persone di Ognuno la scrivere sua. ognuno la sua, sì, e so che sta per uscire la romana, appunto, che mi hanno appunto detto le autrici che è stato ispirato al mio libro, tant'è che mi hanno anche chiesto di firmare la prefazione, ma a me non sembrava, non so, cioè non avevo granché da dire su questo, quindi Parli solo di quello che conosci, parlo quindi solo io sempre niente parlo solo di quello che prefazione. conosco, assolutamente. Sono una che approfondisce molto quando scrive, deve scrivere le cose che sai e scriverle bene in modo corretto. Però questo ha aperto un filone veramente, che quasi che ogni campanile voglia raccontare la propria abitante, no? Ed è molto carina questa cosa, secondo me risveglia innanzitutto un po' di italianità che mancava anche, no? Cioè stiamo sempre a inseguire la newyorkese, la berlinese, la parigina, la londinese, ma cioè alla fine queste donne, parliamoci chiaramente, stanno tutte a guardare a noi e noi che facciamo? Guardiamo loro. Ogni volta che andavo a New York o in un viaggio all'estero mi chiedevano da chi mi ero rivestita, da chi mi ero pettinata, che cosa succedeva a Milano, quali erano le novità che c'erano in Italia. Sì, beh, questo è un po' parte, diciamo, del provincialismo È italiano, molto parte del forse. provincialismo italiano, quindi questa voglia di riscoprire i nostri modelli femminili, ma anche Beh, in generale, maschili, insomma. Sì. generali, mi sembra che sia un bel messaggio. Ci siamo un po' riscoperti. E Milano, secondo me, si è proprio divertita da morire a leggere questa cosa, perché mi raccontavano che c'erano i mariti che tornavano a casa con il libro e dicevano alla moglie: vedi, vedi come sei, adesso l'hanno scritto finalmente. E le lettrici che invece si divertivano a riconoscersi questa immedesimazione, no? Oppure anche questo fatto di dire no, ma io non sono così assolutamente. Per esempio, descrivi diciamo, che è un po' strano anche questo, ma è molto vero, ci ho pensato leggendolo, e ho detto, ah, però ha ragione, e quando parli del caffè, no? Che uno dice, ma il caffè è Napoli, invece adesso a Milano è diventato un caos, no? C'è il caffè al vetro, il caffè di coso, il caffè caldo, freddo, shakerato, Guarda, cioè, quante varianti ci non sono? più tardi oggi c'era questa nostra amica proprio insoddisfatta perché aveva chiesto questo caffè al vetro, ma gliel'avevano servito nella tazza sbagliata, allora ha chiesto un bicchiere di vetro, ci ha voluto mettere 3 cubetti dentro. A Milano è una cosa incredibile, ecco, per me che sono in questa una super tradizionale, basica, caffè espresso, tazzina, ok, bevo. Mi fermavo e vedevo Sì, questi. anche Manila manda in tilt tutti i bar di Milano perché, e qua non ne parliamo quando è qua perché Davvero? sì, dice, mi porta l'acqua calda, L'acqua scusi, calda e in che parte, sì. senso? Poi inizia una disquisizione, arriva a metà del caffè, sembra impossibile, ma arriva a mezzo caffè. Poi quando io me ne sono andato a un quarto d'ora, finalmente beve il presunto caffè. Esatto, c'è poi la variante latte di soia, Beh. l'orzo, tazza grande, acqua calda pace.
Continua, una cosa incredibile. E questi baristi che sono degli acrobati che continuano a fare questi caffè, anche se c'è una fila incredibile, ma anche questo fatto, dici, vabbè, c'è una fila pazzesca, chiedo il mio caffè, me ne vado. No, la milanese è uguale a quel caffè fatto lì in quel determinato modo. Ma Elena Sotis nella prefazione dice che non è pettegolezzo, ma sono pagine di costume, inteso il prezzo che si trova di un costume o qualcosa di più. Ah, Lina è stata la prima persona che ha letto il libro, e perché quando io l'ho scritto, insomma, poi le ho detto: Lina, dimmi la verità. Lina Sotis la conoscerete sicuramente, è una mia collega, ora in pensione, ma Beh, insomma, la credo conoscono tutti. Diamo per chiara fama così. chiarissima fama, esattamente. E beh, ero molto curiosa, anzi temevo molto il giudizio di Lina, perché Lina, mi ricordo, quando io sono arrivata al Corriere, era una specie di istituzione, Sì. e la prima cosa che fece quando mi incontrò nel corridoio, non ci eravamo neanche presentate, mi abbottonò la camicetta. Era estate, io Addirittura. facevo un caldo bestiale, un po' come oggi a Forte dei Marmi, c'avevo questa camicia bianca anche molto castigata, però con il bottone come adesso. Mi disse: cara, il Corriere è una chiesa, si va come in chiesa. Quindi dissi: va bene. Ho cominciato bene, ho pensato subito, no? Questo più o meno quanti anni fa? 15 anni fa, 15 anni fa. Poi invece con Lina siamo diventate molto amiche, io ho sempre tentato di imparare quello che lei mi insegnava, che è molto generosa, insegna molto. E quando ho scritto il libro, la prima persona a cui l'ho voluto far leggere è stata lei. Lei mi ha detto: guarda, l'ho amato così tanto che voglio fare la prefazione. E io quindi ho detto: beh, non speravo così tanto. Però lei proprio ha detto: tu hai raccontato quello che io oggi vorrei di nuovo raccontare, ma non potrei farlo perché è il mondo di mia figlia Francesca, che io non frequento, è Un un altro altro mondo. mondo. Così ha detto: meno male che ci hai pensato tu. Quindi vorrei fare. Adesso io e Lina abbiamo una rubrica settimanale sul Corriere Online in cui raccontiamo un po' questi capriccetti di cui stiamo parlando oggi. Sono due diverse epoche del giornale, sicuramente. Lina ha raccontato una Milano fatta di alcuni aneddoti, alcune abitudini molto divertenti. Per esempio, Lina mi ha raccontato di quando si andava alla Scala. Sì, Bene, parli però anche tu. insomma, i vari Comenda si vantavano, la moglie del Comenda si vantava che l'amante del marito Stava in platea. era più bella. Cioè, la nostra amante è più bella. Quindi c'è un mondo, come dire, Però la moglie che stava, si sì, presume, magari in certamente. simultanea stavano. Certo, la moglie sul palco, E l'amante in l'amante in platea. platea. L'importante era non fare sbagliare, diciamo. Oggi io racconto una Milano un po' più veloce, agile, dove queste cose non sono ammesse perché subito si parlerebbe insomma, di un empowerment che è stato negato, di donne che non hanno devono avere pari opportunità, di tutto quello di cui io parlo nel capitolo Quote Rosa. Però sono due diverse epoche di Milano e del giornale che secondo me hanno allo stesso tempo la stessa funzione, quella di raccontare la società, che è sempre uno sport bellissimo, raccontare quello Ma che ci per esempio, ecco, succede. scusa, tanto per capire, la prima della Scala secondo te racconta ancora, o Beh, è sì. un po'... No, è ancora un avvenimento bellissimo, importante, dove ci sono delle, anche questo, ecco, non so, adeguato ai tempi naturalmente, per cui con delle regie particolari come quella di Davide Livermore, quindi ci si accapiglia per dire: a me è piaciuta, a me non è piaciuta, no, ma questo, che ha fatto, che ha combinato. Invece poi il dopo Scala, ecco, ancora quello, un momento che non è finito mai, comunque si va alla Scala, ma c'è anche il piacere poi di ritrovarsi dopo alla Scala, indossare qualcosa di speciale la sera della prima. È un rito cittadino che rientra appunto nella famosa patrimonio UNESCO, che non dovrebbe estinguersi. E invece senti gioielli a meno 3 carati. Allora, c'è questa regola che mi ha detto una mamma di un mio Non te amico, l'ha detta la Sotis, no, quindi. e mi ha lasciato sconcertata, anzi non lo so, magari se qualcuno può dire se è vero oppure no, Noi abbassiamo verso il carato, singolo.
Allora, la regola era 3 carati o i suoi multipli, giusto? Quindi una regola impegnativissima. Molto. Non so chi può, come dire, rispettarla, perché cioè, già secondo me un carato, no? Uno può essere Già. contento. Dipende sempre, diciamo, dal contesto, Dipende dal però. contesto. E quando me l'ha detto, ho detto, ma che cosa incredibile, perché? Perché a volte si gioca sul fatto che si tramanda l'anello di famiglia, no? Quindi proprio non te lo devi comprare questo 3 carati, fai una Anche se per caso non donazione. si tramanda, però. Nel caso non si tramanda, devi rompere le regole, che poi sono, non so se sono regole o sono leggende. Certamente a Milano c'è questa cosa che io amo particolarmente, indossare gioielli importantissimi in pieno giorno, mentre negli altri posti. Spariscono, non viene più. Ma è la cosa, è un po' il gioco della borsa, no? Rimani sempre con il dubbio se sia un'imitazione o se sia vera. Ugualmente il gioiello, ci sono questi anelli stupendi che magari vengono messi con un paio di jeans, la t-shirtina, i capelli legati e tu sei lì che dici, ah, ma sarà finto, no? Sarà vero, quindi non sai mai. Però c'è questa nonchalance di indossare delle cose preziosissime a ogni ora del giorno, senza aspettare l'occasione importante, senza Impermeabile. tenerli in cassaforte o nel cavo della banca, perché comunque c'è una nonchalance molto Cioè, c'è questa idea che forte. comunque si vive e quindi Sì. tu dicevi tu alto, Sì, basso. assolutamente. È un po' quello che ha dato il titolo al libro di Marta Marzotto, scritto dalla Laura Laurenzi, Gli smeraldi a colazione. Cioè, comunque la milanese nessuno più di lei lo sa fare questo sport, perché non è mai ecco, esageratamente bling, bling intesa come scintillante, sberluccicante, qualsiasi cosa fa lo fa con molta naturalezza. Quindi i gioielli, poi questa passione per i gioielli antichi, a Milano c'è questa gioielleria meravigliosa, Pennisi, dove ovviamente, come dire, è difficile esserne clienti perché i costi sono importanti, ma almeno Cioè, qui è si. difficile tutto, cioè, quando ti Fa muovi è difficile difficile tutto. tutta, sì. È un mondo molto, dove l'asticella è molto alta, però è molto alta a tutti i livelli, a livello di pensiero, a livello di istruzione, di cultura, di ogni tipo di. Ogni cosa che si fa mira all'eccellenza. Senti, in conclusione però una cosa banale, ma visto che tu citi moltissimi, appunto, non so, appunto, dalla gioielleria antica al chiosco di Mimì, al Gargette, Che piuttosto forse ha che, chiuso il sì, chiosco che di poi ha Mimì chiuso, nel infatti, frattempo. da poco ha chiuso, a una serie, vabbè, insomma, importante, no? I ristoranti, che ne so, la Langosteria per rimanere in zona casa mia. Ricevi, immagino, lettere, mail di quelli che dicono tu mi hai escluso, Sì. tu, immagino che ci Sì. sia, no, questa cosa di. Sì, Cioè, non mi hai dato la assolutamente. stella Michelin, come dire, È proprio così, guarda, è una cosa super divertente che me lo diceva il veterinario, il veterinario del mio no? cane, Anche lui? Ah no, cioè anche sul che è campo. citato, sì, assolutamente, tra l'altro è citato anche in maniera molto ironica, pensavo si offendesse molto, invece era molto contento di esserci. Sì, poi tu Mi parli, no? Quando vai in vacanza e dici padri, madri, figli e diceva. E bassotti, Bassotti. tate e bassotti, senza alcuna connotazione razziale, naturalmente. No, assolutamente. Non c'è mai nessuna No, ma era nota ironico. polemica né anzi denigratoria, cioè proprio tutto fatto con molto garbo e con uno spirito di cronaca. Però devo dirti che lui proprio mi raccontava che c'erano delle sue le padrone dei suoi pazienti arrivavano e dicevano: cavolo, ma io non sono nel libro la milanese, ma secondo te perché non mi ha messo? E c'era questa cosa che mi divertiva da morire, a un certo punto era diventato, ma tu ci sei, ma ci sei dentro così, e insomma E era. quindi ne hai ricevuti e ne ricevi tanti? O Guarda, ho comunque ti ricevuto, veniva Lorenzo? nessuno che era citato nel libro sapeva di essere citato, quindi ad un certo punto mi sono cominciate ad arrivare messaggi di ringraziamento, perché chiaramente io non è che volevo avvisare chi sarebbe stato raccontato in questo libro, però poi sì, c'era il passaparola, dicevano, ma guarda che sei citato in questo libro, ma guarda che parlano di te, perché a Milano poi devo dirti che il passaparola è lo strumento più importante in assoluto, uno può fare una pianificazione pubblicitaria,
pubblicitaria di milioni di euro, ma se una cosa te lo dice una milanese di cui tu ti fidi, un'amica, un amico che, a cui tu riconosci, vale il triplo. E quindi l'essere in questo libro era diventato un po' una cosa da passaparola. Mi emoziona sempre molto vedere come questo libro sia diventato quasi un coffee table, no? Cioè, comunque anche questo è interessante. A volte quando leggi un libro che ti convince poco, lo metti in fondo allo scaffale che si veda anche poco. Invece a volte mi arrivano le foto da casa di persone che non conosco naturalmente, ma che frequentano dei miei amici, e mi dicono: guarda cosa c'era qui sul tavolo, guarda cosa ho visto, e vedo il mio libro. Che... Anche se il coffee table, come spieghi, no? L'hai letto, sì. È il libro dove magari appunto è più importante la copertina. È più importante la copertina. Fai l'esempio, no, di quello che era scritto Scemo chi legge, non è mai arrivata alcuna protesta. Che nessuno era mai arrivato a quella pagina. A quella pagina. No. È esattamente così, infatti, però sì, credo che, vabbè, Coffee Table, anche tu ce ne avrai uno a casa, no? Cioè, sono quei libri che sono più di arredo che di tutto. Questo è stato invece un libro letto avidamente, abbiamo avuto tante ristampe, tant'è il successo del primo libro ci ha portato a fare subito il secondo, e direi che, insomma, è stato proprio un esperimento di grande successo. No, ci sono tra l'altro a Milano adesso anche questi, no, che vendono sul libro usato 50 metri di libri, no, che servono per riempire quando il mobiliere, eccetera. Dice: mi dai 50 metri di libri, ed è un mercato che funziona. Davvero? Sì, sì. Sì. Ha spiegato al cioè, ma una boiserie, che cos'è? Sì, sì, una cosa del genere, dice: dammi 40 metri e vendono tutte queste cose qua. E funziona abbastanza. Senti, e col Corriere adesso come interagisce il libro? Dicevi della rubrica, no? Sì, c'è una rubrica che abbiamo iniziato con Lina da un paio di mesi, perché c'è anche un podcast legato alla Milanese. Che non poteva mancare il podcast. Sì, il podcast è stata una cosa, una scommessa che non ero sicura che avremmo subito centrato, perché comunque è un mezzo, non so, tu hai un'abitudine all'ascolto del podcast. Non tanto. Esatto. Più del telefono, diciamo. Esatto. Anch'io ero così un po' incerta, dicevo: ma non so se siamo pronti per questa cosa. In realtà è stato ascoltatissimo questo podcast, e proprio per poterlo accompagnare con Lina abbiamo iniziato a fare questa rubrica in cui affrontiamo ogni volta il tema del giorno. La settimana scorsa abbiamo affrontato il divorzio, anche perché c'era il divorzio di Ilaria Totti, insomma, non si sa più se ci sono più matrimoni o divorzi in questo periodo. Quindi il Corriere è sicuramente il posto dove il mio progetto è potuto crescere, maturare, e che ha creduto subito molto in questa idea, forse perché il Corriere è il giornale di Milano, parlavamo di milanese, ma poi sai, comunque c'è stata subito una grande rispondenza da parte dei lettori. E come evolve poi questo mio progetto? Evolve in una competenza, in una conoscenza della città di Milano molto forte, e quindi questo mi permette anche di avere una capacità di affrontare dei temi milanesi e di avvicinare dei personaggi della città in maniera molto più competente. Ecco, ieri abbiamo pubblicato l'intervista di Maria Luisa Trussardi, che ho avuto il piacere di fare, ed è stata proprio una cosa fatta sulla scia di questa mia competenza maturata nell'ambito di Milano e della Lombardia. Quando c'è stato questa nuova serie, si chiama Il Gran Lombardo, è partita ieri, è partita appunto con la signora Trussardi, proseguirà, intervisteremo tanti personaggi, ho una fetta importante di questi personaggi proprio perché li conosco, oppure comunque conosco molto bene il territorio in cui vivono e in cui e quelli che ci saranno tra i prossimi, ce lo puoi dire? Ma io adesso appunto farò una bella intervista a Lina Sotis, poi Emma Marcegaglia, e poi vabbè, tra i prossimi ci sarà Giulio Tremonti, ci sono tanti personaggi interessanti, però è meglio non spoilerare troppo. No. Però è stata avviata questa serie che è molto molto bella, perché poi Milano è popolata di personaggi, Milano, la Lombardia è popolata di personaggi incredibili, forse perché appunto è la capitale economica, forse perché è qui che nascono le nuove avanguardie, le nuove idee e tutto quello che c'è di promettente in Italia. Però veramente quando ci siamo ritrovati a condividere una lista, questa è una
È un'idea di Aldo Cazzullo, il nostro vice direttore. Quando con Aldo ci siamo ritrovati a condividere questa lista, ci siamo sorpresi di vedere veramente un parterre di Roi incredibile, dei nomi pazzeschi, ma che potevano andare appunto dal rapper all'imprenditore di lungo corso. Quindi anche questo è il segno di una grande Senti, effervescenza. ultima domanda, è inevitabile, con la politica di Milano, a parte Giulio Tremonti che so che conosci bene, ma... Sì, la politica di No, voglio Milano. dire, come appunto entrerà nella rubrica, non entrerà, come ti No, rapporti, come va, guarda, è come una ritieni, ovviamente anche dal punto di vista della classe politica femminile milanese, Sì, insomma. verso la politica il mio è un atteggiamento molto laico, nel senso che non amo espormi, non amo, come dire, avere un atteggiamento troppo di endorsement, quindi evito sempre questa cosa. Chiaramente ci sono delle figure politiche, anche cittadine, che mi affascinano molto. Una di queste è la nostra vice sindaco, Anna Scavuzzo, che ho intervistato proprio un paio di giorni fa e abbiamo pubblicato questa bella Anche se non è intervista. così notissima. Anna non è notissima perché è un personaggio molto discreto, proprio figlia della cultura del fare, più che dell'apparire. È una ex Boy Scout, laureata in fisica, figlia di professori, quindi c'è molto in lei questo senso del fare, e che è anche molto lombardo. Un po' meno dell'apparire. E poi sai, comunque Anna dice una cosa importante, lo dice proprio nell'intervista, ancora c'è molto pink washing in Italia, cioè non, la classe politica non è proprio tutta femminile. Pensiamo che parliamo di lei in quanto vice sindaco, non come sindaco, perché non abbiamo un sindaco donna, l'abbiamo avuto, certo, abbiamo avuto Letizia Ha avuto Moratti, Letizia. però magari speriamo che possiamo essere ancora più partecipi di Magari questo. mercoledì se Draghi se ne va, ma non credo avremo un premio al donna. Beh, se pensi quanto abbiamo faticato per esprimere il Presidente della Repubblica, perché non poteva essere Vedrai che donna, rimane. ho dei dubbi in merito. Però sì, tornando alla tua domanda, ci sono delle figure politiche che mi affascinano, che mi incuriosiscono, però che affronto sempre con un atteggiamento molto laico, senza sposare né l'una né l'altra parte. Prossimo libro, quindi cosa sarà? La milanese con qualcosa in più o Allora, vorrei, come dire, un po' a questo punto anche liberarmi di questa milanese, perché poi sennò ho un no? po' La butti paura nel naviglio alla fine. dell'effetto Kinsella, no? Sai, quella cosa lì che ti, All'infinito. sì, che poi alla fine finisci per stancare anche te stessa. Mi piacerebbe, allora, ho firmato per scrivere un nuovo libro, sempre con Solferino, che è la mia casa editrice. È un bel. Casualmente sede diciamo, collegata al Corriere. Esatto, è un bel tema di riflessione per me questo, perché al tempo stesso mi piacerebbe comunque buttarmi in una scrittura più anche romanzata, se vogliamo, però che abbia sempre come base Milano. È chiaro che sei affascinata poi quando entri nel campo dell'essere un autore, uno scrittore, del fatto di poter a quel punto anche competere ad un livello importante, no? Appunto, come mi raccontava Maria Luisa, lei ha avuto tanti ospiti dello Strega a casa sua, ha incontrato degli autori importantissimi, quindi anche sognare di poter un giorno entrare in quella rosa di scrittori, di autori italiani che Sei già nella hanno cinquina in pratica. un. Beh, devo dirti che quando uno diventa un autore quasi quasi si disinnamora di essere giornalista, perché è talmente un prodotto tuo, è un'espressione completamente, la tua è una responsabilità totale a quel punto, gli oneri e gli onori sono tutti tuoi, Ah, certo. e essere una giornalista del Corriere è una cosa entusiasmante, un grande onore. Hai sempre però quella paracadute, vabbè, c'ho il Corriere, comunque mi leggi o non mi leggi, non è che non leggi me, non leggi il Corriere, insomma, mentre invece chi legge il tuo libro è perché vuole leggere te, cioè non c'è nessun cappello, nessuna
parrocchia che ti protegge. E quindi questo libro, in conclusione? Non lo so. Però sicuramente ne riparleremo. Vabbè, al prossimo giro, diciamo, ne riparliamo. Allora, grazie a Michela Proietti. Grazie a te. Grazie a tutti. Chi c'è domani? Saremo qui col Ministro del Lavoro e parleremo con Orlando, parleremo naturalmente della Milanese. Torneremo su Milano, per le tematiche del lavoro, e poi vediamo cosa succederà con la crisi di governo. Domani Orlando. Sì, qui, lì, insomma, qua comunque, diciamo, qua. Forse lo facciamo fuori perché lo facciamo alle 20. A che ora? Domani sera alle 9. Alle 9. Grazie.